Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Stamattina inizio dalla lavanderia perché sono venuta giù a prendere le calze per Ale, che ci stiamo preparando per andare al centro estivo, e io in ufficio. Oggi in pausa pranzo vado a fare un po' di shopping e stasera invece Claudio ha la cena con i compagni del corso d'inglese, e invece i ragazzi vanno al Old Well West con i miei perché vogliono fare una cena della promozione per tutte e due, quindi li portano fuori a cena e io sarò sola, soletta a casa. Ho in programma un film, una tisanina e qualcosa di skincare, qualche coccola per me, visto che sono da sola. Intanto sto aspettando ancora 2 minuti che si asciughi l'asciugamano e il costume di Ale, perché ieri se l'è dimenticati dentro la borsa del centro estivo. Di solito arriva a casa e li stende fuori sullo stendino. Ieri si è dimenticato, tra l'altro ha bagnato anche il libro delle vacanze, vabbè. E quindi li sto facendo asciugare 2 minuti in asciugatrice, in modo da portarli almeno, non dico asciutti perché era impossibile stamattina, però almeno non proprio bagnati, anche se sono un po' umidi, al limite li mette poi fuori lì e in un attimo sono asciutti. Quindi adesso tiro fuori la roba, finisco di preparare la borsa e basta, e andiamo. Allora, ieri ho fatto una specie di mini temporale, ma proprio una roba leggerissima, e ha rinfrescato tantissimo il clima. Guardate lì sotto, non so se si vede, c'ho già un pomodorino rosso, anzi quasi due. Questo qui, questo weekend lo raccolgo e lo assaggio, non vedo l'ora. E poi ci sono anche tutti gli altri che sono giganteschi anche lì, e anche quelli sopra sono diventati grossi. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Adesso andiamo e noi ci aggiorniamo poi più tardi. Che belli! Volevo farvi vedere anche la mia sterlizia, che ha fatto un sacco di rametti nuovi, guardate. Questa qui è la foglia nuova, quella che vi ho fatto vedere qualche video fa, e poi ne ha una lì e una là dietro. Bellissima, io spero che faccia i fiori, non credo, però ci spero. Allora, eccomi qua, sono appena arrivata al centro commerciale. Oggi mi sono fatta questa coda che non mi piace per niente. Vabbè, vado a fare un pochino di shopping. Stavo leggendo un commento sotto uno short qui su YouTube che mi ha fatto morire dal ridere, tra virgolette ovviamente, sotto lo short delle palline del sapone alga, in cui faccio vedere che le passo nel bicarbonato e non si attaccano l'una con l'altra. In tanti mi hanno commentato che facendo così si sciolgono, a me non è mai successo, pertanto ho fatto questo short, perché se mi fosse successo che le palline si scioglievano non l'avrei mai fatto. Ci mancherebbe altro che vi faccio vedere una cosa da fare che pubblicizzo sia utile, invece è una cavolata, voglio dire, perché dovrei farlo poi, peraltro, per tirarmi gli insulti della gente? Comunque, adesso o tolgo i commenti da sotto sto video o lo tolgo proprio perché mi sono un po' stufata. Di fatto questa persona mi ha scritto che ho dato questa indicazione e lei ha buttato via dei gran soldi, lei o lui perché non ho capito se era un uomo o una donna, ha buttato via dei gran soldi perché ha fatto le palline di sapone alga, le ha passate nel bicarbonato e non si sono sciolte, si sono seccate, quindi il punto è che le avrà lasciate aperte, ma non ho indagato perché non mi interessava, più che altro perché la frase finiva con gallina scritto in maiuscolo grosso così, e lì mi sono messa a ridere sul momento perché gallina non me l'aveva mai detto nessuno prima, però poi penso alla gente che si permette di scrivere delle cose del genere e dico
dove stiamo andando, cioè la gente cosa sta diventando, ma perché bisogna essere così maleducati? E infatti gli ho risposto molto simpaticamente che mi spiace avergli fatto buttare via un euro per una saponetta di sapone alga che avrebbe potuto investire per imparare l'educazione e farsi un po' furba o furbo, perché veramente, cioè, dai, un minimo di educazione. Dall'altra parte dello schermo c'è una persona, non c'è un pupazzo, e anche il gallina o qualsiasi altro termine offensivo, dai, non va utilizzato. Bisogna scambiare pareri senza offendere le persone nel modo più educato possibile, cioè questa è la mia filosofia di vita e non capisco perché gli altri debbano insultare la gente, veramente mi sfugge. Comunque, chiusa parentesi del gallina, vabbè, vado a fare shopping così mi ritorno il buon umore, non che mi sia mai andato via per secretinato, ci mancherebbe. E noi ci vediamo poi stasera, così vi faccio vedere tutte le cosine che ho comprato. Speriamo di comprare qualcosa più che altro, vediamo cosa trovo. Ci vediamo dopo. Gallina. Allora, mangiare abbiamo mangiato, avete visto mi sono presa la macedonia da 4,50 euro, cioè mi prendevo due cassette di frutta con quella macedonia, vabbè, era buona comunque. E poi ho fatto acquisti da Terranova, adesso quando arrivo a casa vi faccio vedere tutto, ma penso che passerò ancora da Pittarello Vestiti, perché qui ho preso più che altro due cosine per i ragazzi. Allora, intanto fuori sta venendo il finimondo, cioè si è scatenato un vento pazzesco, è iniziato anche a piovigginare e secondo me farà temporale, quindi io parto, vado in ufficio e fino alle 6 sono tranquilla. Noi ci vediamo poi stasera a casa.
Allora, mi è arrivato questo pacchettino ieri, credo, perché l'ho trovato in casa. Sono le cosine che ho preso sul sito di Stilevana. Mi sono arrivate dopo un mese, ormai non ci speravo più, pensavo fossero andate perse, invece alla fine sono arrivate. Non credo che comprerò più su questo sito perché veramente ci mette troppo. Io quando faccio gli acquisti è perché ne ho bisogno di lì a poco, non sono abituata a comprare cose per con largo anticipo, ecco, quindi un mese di spedizione mi sembra un po' tantino. Prendo la forbice e non riesco a aprirlo. Mi appoggio un attimo qua. Ok, vi faccio vedere un po' quello che ho preso. Allora, ho preso dei dischetti semplicemente perché mi servivano e quando stavo facendo l'ordine mi sono proprio saltati fuori come prodotto. Allora ho detto vabbè, già che ci sono, non sapevo neanche ci fossero sul sito di Stilevana, ho detto già che ci sono li prendo. Poi questo è un campione che mi hanno inviato, non si capisce cosa sia, credo sia un tonico o qualcosa di simile. È scritto tutto in giapponese, vabbè, su questo poi mi informo. Principalmente l'ordine l'ho fatto per questo, che è uno stick protezione solare 50. Principalmente l'ordine l'ho fatto per questo, che è uno stick protezione solare 50 per il viso. La particolarità è che è matte, quindi non lascia il viso lucido, dà un effetto di pori chiusi, quindi come se fosse una sorta di base, diciamo, e si può mettere anche sopra il trucco. Ora io sopra il trucco non l'ho mai provato, non so cosa accade, ma magari poi lo testiamo insieme. Ed è fatto così, qui ha la rotellina per farlo salire e scendere. Questo è l'applicatore e io l'ho già provato sulla mano per farvi vedere la differenza. Allora, qui l'ho applicato, vedete che è super opaco, e di qui invece è il mio palmo che è decisamente più, è il mio dorso, scusate, che è decisamente più lucido, vedete, opaco, lucido. Veramente già mi piace, neanche ancora l'ho provato e già mi piace. Ho visto ovviamente un milione di video su questo prodotto, dopodiché ho letto un milione di recensioni e poi l'ho preso. Ho preso anche questo spray al collagene, questo qui volevo proprio provarlo. Anche di questo ho visto mille video e ho letto mille recensioni, dicono tutti che è veramente ottimo. Non ho mai preso nulla al collagene, questa è la prima volta, quindi lo proverò e vi farò sapere i miglioramenti eventuali se ci saranno. Vi faccio anche vedere cosa ho preso da OVS, ho pezzi qua e là perché sto sistemando un po' casa. Ho preso questi pantaloni corti jeans per Daniele, sono veramente molto carini, pagati un po' troppo secondo me, 22 euro. Comunque sono molto leggeri, un jeans sottile adatto proprio per l'estate ovviamente, e gli sono piaciuti molto. Lui di solito non mette i pantaloni corti, ma questi qui dice che sono super comodi e si trova bene, quindi promossi. Adesso questi poi li porto su insieme al bidone della biancheria sporca. Qui ho dei libri di Ale di quest'anno da archiviare. Poi scendendo in lavanderia ho questi due contenitori da portare su perché ho ritirato tutte le lenzuola di flanella e le cose invernali che avevo ancora in lavanderia lavate e piegate, le ho messe qui dentro, adesso le porto su. E poi vi faccio vedere le cosine che ho preso per Ale. Qui a tutto spiano lavatrice, asciugatrice, devo andare a lavare anche il tappeto, ma lo farò alla fine quando ho finito. Allora ad Ale invece ho preso, aspettate, due magliette smanicate,
Una è questa, veramente molto carina, e l'altra è questa, che c'era anche in azzurro. Anche questa è smanicata, veramente molto bella. E c'era la promo, due magliette a 9,90 mi sembra, e ce n'erano veramente di tanti tipi. Questa qui era quella che avevo preso da OVS la settimana scorsa, anche questa smanicata molto carina, insieme ai pantaloncini, e basta. Qui ho una marea di roba da portare su, oggi mi faccio aiutare dai ragazzi e qui svuoto tutto perché c'è veramente troppa roba, e così almeno anche questo l'ho fatto. Allora, oggi fa di nuovo un caldo fotonico. Ieri si stava di un bene, c'era un bel fresco, anche l'altro ieri sera si sono abbassate parecchio le temperature perché deve aver grandinato qualcosa di simile da qualche parte, e quindi c'era un bel fresco. Infatti stanotte non abbiamo neanche acceso i climatizzatori, io sono in canotta perché, credetemi, fa un caldo che si schiatta. E allora, devo portare su questa roba, ma lo farò dopo perché voglio prima finire tutte le lavatrici e asciugatrici e portare su tutto insieme. Su ho ancora la lavastoviglie che sta andando, sta finendo di lavare, devo svuotarla e ricaricarla con la roba che ho nel lavello perché non ci stava più. Ieri sera mi sono dimenticata di farla partire e alla fine ieri sera siamo andati al Giappo, io e Claudio. I miei sono andati coi ragazzi al Old Wild West e ci siamo poi incontrati a casa, abbiamo mangiato un sacco di roba, ieri sera abbiamo esagerato veramente, abbiamo preso un sacco di roba, ovviamente non è avanzato niente e siamo arrivati a casa belli pienotti. Io adoro il giapponese, ci andrei tutti i giorni se potessi perché mi piace veramente tanto. Poi adesso ho scoperto questi piatti di carpaccio di pesce che fanno con una salsina di avocado e frutto della passione, che è veramente una bomba, e quelli lì li prendo sempre tutti, tutte le versioni, gamberetti, salmone, tonno, tutto quello che c'è con questo condimento lo prendo sempre perché è veramente delizioso. E niente, poi siamo venuti a casa ieri sera, non abbiamo fatto nulla di che, c'erano ancora qui i miei, abbiamo parlato un pochino, poi sono andati a casa, e oggi giornata pulizie assolutamente perché non potevo evitare, perché avevo una casa che veramente era un disastro, soprattutto i pavimenti veramente terribili. Sono contenta perché sono già a buon punto, mi piacerebbe portare Ale in piscina, quindi adesso vedo di darmi da fare ancora un attimo così finisco tutto e poi facciamo un po' di piscina insieme, io e il mio piccolo. Adesso vado su così vedo se è finito la lavastoviglie, almeno la spreparo e la ricarico. Oggi tanta roba. Allora, ieri abbiamo finito anche il puzzle di Super Mario e tutti i suoi amici, e però manca un pezzo. E volevo capire se Ravensburger ha un servizio assistenza che magari ce lo può spedire, perché manca proprio. Abbiamo fatto molta attenzione quando lo montavamo, eccetera, e è impossibile averlo perso, quindi mancava proprio nella confezione, a volte capita. Adesso mi informo, anzi se qualcuno di voi magari ha qualche info da darmi a riguardo, il puzzle è questo, è di Ravensburger, come vi dicevo. Se qualcuno di voi magari è già successo che avesse perso un pezzo mancante nella scatola, che cosa avete fatto? Perché io non ho proprio idea di come funziona la questione. Adesso vado a vedere un po' online se trovo qualche info. Il pezzettino che manca è la faccina di Yoshi. Allora, prima di salutarci volevo farvi vedere questi tre vinyl ink di Maybelline che ho acquistato. Questo qui più chiaro ce l'avevo già, ho preso gli altri due su Zalando Beauty, non mi ricordo perché, perché volevo prendere il fondotinta che utilizzo d'estate, che è questo qui, sempre lo stesso, però nella colorazione 48, che non si trova praticamente da nessuna parte se non proprio nei siti in cui hanno tutte le colorazioni di un certo brand, e su Zalando Beauty la trovo sempre, e infatti l'ho presa. E insieme a quella ho preso anche questi due
fantastici vinyl ink di Maybelline. Ve li faccio vedere swatchati sulla mano, dal più chiaro al più scuro. Sono tutti e tre bellissimi. Questo qui rosso è fantastico, con l'abbronzatura poi veramente bellissimo. Quello in mezzo è un color mattone, e invece questo qui è un nude tendente un po' al malva forse. Comunque sono veramente tutti e tre dei bellissimi colori. Questo adatto a tutti i giorni, questo magari per una serata o una cena, e questo qui al mare in spiaggia con l'abbronzatura veramente fotonico, bellissimo. Sono veramente molto molto belli. Quello rosso secondo me è il the best of, veramente fantastico. È un color rosso tendente al corallo, che non dà l'effetto giallo ai denti. Sapete che molti rossetti rossi vi fanno capelli piatti, che ho oggi. Vabbè, molti rossetti rossi, dicevo, vi fanno l'effetto giallo dei denti, invece questo qui assolutamente non lo fa, e mi piace proprio perché rimangono morbidi e lucidi. Un consiglio che c'è anche scritto sulla confezione, ma io non l'ho letto all'inizio, infatti mi davano un po' una sensazione sempre di appiccicoso, fastidioso, pesante, e poi ho scoperto che vanno shakerati, agitati bene prima di utilizzarli, perché sono una sorta di bifasico, quindi si devono mescolare bene prima di andarli ad applicare, e applicatene sempre uno strato sottile. Io trovo che siano veramente molto molto belli. Qui sotto trovate i link. Io adesso vi saluto perché stasera dovrebbero venire i miei suoceri a cena, faccio la pizza, e tra l'altro ho scoperto un modo per fare l'impasto molto più leggero e più digeribile, magari nel prossimo video ve lo condivido. Niente di che, gli ingredienti sono sempre gli stessi, il punto è la lievitazione, quindi la lievitazione, le pieghe, quante ore lo lasciamo lievitare. Nel prossimo video ve ne parlo un pochino meglio. Adesso vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me anche oggi e ieri, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio, buona domenica.